Buonasera e bentornati a Quattro Soldi, il bar dell'economia. Allora, pensioni, caro Giuliano, pensioni, cerchiamo di capire... Adesso ci vado in pensione. Come? Allora sì, no, noi ce l'abbiamo un po' lunghetta, ma quando non ce la si fa più, come si fa andare in pensione prima? Sì. Io ho letto questa elaborazione che si è fatta fare Corriere Economia, in particolare indicava 6 modi. Allora, te li elenco e tu mi dici che cosa ne pensi. Ma sì, ma tanto voglio dire a fine uno, però diciamone tutti e sei perché c'è un vari casistico. Primo modo, risparmi. Sì. Per grazia di Dio. Sì. Abbiamo da parte qualcosa, uno può decidere di andare in pensione prima. Ci possiamo basare su questo? Dici che gli italiani ci possono contare? Il discorso qua è abbastanza semplice, uno magari arriva a una certa età, si è rotto le scatole a lavorare, sì. Sa che magari fortunatamente o ha ereditato o ha guadagnato nella vita o per sbaglio ha vinto l'Enalotto e trova un mare di soldi a casa, per cui dice chi se ne frega di star qua, io ho un po' di contributi, magari più di 30 anni di contributi li ho, mollo tutto, aspetto poi la mia età come dire, di vecchiaia, che adesso quest'anno siamo a 67, poi arriveremo verso i 70 anni fra un po' di anni, e per cui aspetto i 67 anni, poi mi arriverà la pensione. Non sarà chissà che, però nel frattempo posso fare 3 anni, magari sono anche in salute, ho soldi da parte per poter vivere senza lavorare, bene. Cioè, e questi ce ne sono di casa. Ok, perfetto. Bisogna anche avere il coraggio di dire chi se ne frega. Cioè. Ecco, esatto, è un po' un meccanismo psicologico più che altro. Psicologico. Allora, una cosa che può fruttare fino a 5 anni e mezzo di vantaggi è il riscatto della laurea. Sì, ecco, il riscatto della laurea, occhio perché c'è, allora, dipende dal reddito di una persona, perché se tu la fai riscatto quando hai un reddito, come dire, alto, sì, paghi un botto di soldi, ma parliamo di anche oltre 100.000 euro, per cui non so se ti conviene. Piuttosto in realtà dovresti farlo se per esempio uno, cioè bisognerebbe farlo inizio carriera, quando mediamente uno ha meno reddito, in teoria, quando cominci a lavorare non hai chissà che stipendi, sì, mediamente, certo. No? Allora lì, se la famiglia può dare una mano, potrebbe appunto portare a casa questi 5 anni in più che faranno poi ovviamente cumulo nel momento in cui uno arriverà verso i 65-67 anni. Io non l'ho fatto perché non me ne frega niente, nel senso perché prima perché non c'avevo i soldi banalmente e neanche adesso non ci penso nemmeno a riprendere, diciamo, a comprarmi quei 4-5 anni di laurea. Poi c'è gente che lo fa e ci mancherebbe, viva Dio, no? Cioè. Terzo metodo, cumulo gratuito dei contributi, ecco, versati. Quella è una grande figata, cioè, okay. Purtroppo c'è l'Inps che può rompere le scatole perché ti chiede magari 70 euro per fare l'aggiustamento e la fusione di tutti gli anni che tu hai magari spersi fra le varie casse private o l'Inps. La sostanza è questa, tu magari hai fatto un po' di anni che avevi contributi INPS, sì, e adesso magari sei professionista o viceversa, eri professionista, adesso invece lavori, non so, hai un altro tipo di lavoro, ma dipendente, hai contributi INPS. Fino a qualche anno fa costava una cifra fare il ricongiungimento, cioè tu mettevi insieme tutti gli anni in un'unica posizione, magari a sto punto l'INPS o la cassa, diciamo, del professionista, non so, gli avvocati, i medici, architetti, commercialisti, giornalisti. Adesso è gratis. Adesso è gratuito. Bene. Lì cos'è positivo? Che per esempio un professionista che magari ha ancora regole per certi versi, perché le casse, benché si stiano chiaramente tutti adeguando verso la Fornero, ci sono ancora alcune agevolazioni magari sull'età pensionabile, cioè sull'uscita prima dal mondo del lavoro, potrebbe convenire farlo, ma comunque in ogni caso uno ha già tutti i contributi insieme e non deve andare poi, quando magari ha 66 anni, in giro per gli uffici e diventare matto, non si trovano più, e quindi adesso in teoria conviene
mettere tutto in un unico, come dire, zainetto. Sì, 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 sì. Allora, quarta modalità per andare in pensione qualche anno prima, eccola qui. L'APE. Sì, nel senso che è l'anticipo pensionista. No, perché io l'APE penso sempre a quella della Piaggio. La motoretta, cioè, va bene. Comunque, no, in teoria è l'APE Maglia. Allora, l'APE, l'anticipo pensionistico, è una, se bisogna dirlo, una delle poche cose positive che ha fatto il governo di centro-sinistra. Vabbè, ha fatto anche i PIR, cioè, un po' di robe ne ha fatte, dai, poveracci. Allora, si spende, perché si spende? Allora, occhio che si spende, perché allora la Fornero ti dice: vecchio mio, tu a 67 anni devi andare in pensione, ma se uno ne ha le balle piene, ha anche magari già tanti anni di contributi, non ne può più, ha degli altri robe da fare a casa o vuole andare al mare per 7 mesi all'anno, esiste l'anticipo pensionistico. Cosa vuol dire? Questa è l'APE volontaria. Certo, non si volontaria, di perché poi c'è l'APE social, ma la diciamo dopo. Faccia. L'APE volontaria dice in sostanza questo: io vado all'INPS e dico ho 63 anni e mezzo, mi mancano meno di 3 anni e 6 mesi per andare in pensione secondo le regole della riforma Fornero, e di fatto posso andare prima pagando però una rata alla banca, perché una banca cosa fa? Ti presta i soldi affinché tu possa andare in pensione prima. E di quanto parliamo? Allora, praticamente il tasso di, ovviamente tu che vai in pensione prima, ogni anno devi restituire la rata ogni mese, come fosse una specie di mutuo, come, certo, un prestito, certo. È un prestito bancario a tutti gli effetti, che ti permette appunto di andare in pensione prima della scadenza naturale secondo le regole della Fornero. Allora, in questo caso succede che per esempio c'è stato anche un calcolo, me lo sono segnato perché sennò poi io mi dimentico tutti sti cacchi di numeri. Per una prepensione di 850 euro, sì, su una pensione di vecchiaia futura di 1200 lordi, sì, la rata è di 121 euro per 20 anni. 121 euro l'anno per 20 anni. Sì. Cioè, se tu hai una prepensione di 850, no? A regime poi sarà 1200, perché tu prendi un po' meno, chiaramente. Eh sì, rinunci un po' a qualcosa. No, per non lavorare più, per stare a casa. Quindi per una prepensione di 850 su una 1200 lordi poi a regime, c'hai un 121 euro da restituire in 20 anni. La questione qual è? I tassi di questo, diciamo, prestito pensionistico, quanto sono? Allora, sono quasi 2,80-2,90 nominali. Mm-hmm. Poi però devi metterci una polizza assicurativa, perché sai, uno muore, uno scappa via, uno fa di tutto, la banca vuole una polizza assicurativa perché deve tutelarsi, perché nel frattempo lei esce con dei soldi. Giusto. Quindi arriviamo a, tra polizza e compagnia cantante, in sostanza sul 5,80. La cosa positiva è che metà del prestito e metà della polizza possono essere detraibili poi in sede di dichiarazione dei redditi. Ah, quindi bene, alla fine, per quello dico, il netto, cioè alla fine costi, come abbiamo detto, torniamo al numero iniziale, su 850 devi dare 120 euro all'anno. È una roba fattibile, e lì ovvio dipende se uno A non ha più voglia di lavorare, B gli sta sulle balle il suo capo, c'è da sistemare qualcosa in famiglia, insomma ognuno giustamente sa le sue cose, no? E quindi decide in base a questo, però tanti strumenti ci sono. Questo è uno strumento secondo me molto utile, perché dà veramente flessibilità e soprattutto anche responsabilità nei confronti del pensionato. Andiamo velocissimi sugli ultimi due metodi. La prima è la RITA, che non è una signora Rita, ma è la rendita integrativa temporanea anticipata. Sì. L'altro è il TFR. Sì, la Rita non ne parliamo, ma solo perché mancano i decreti attuativi, per cui è inutile star lì qua, è una specie di APE, perché, però ancora, diciamo, da venire. Ancora da venire, chissà quando da venire. Okay. Poi vabbè, TFR solito, c'è la famosa pensione integrativa previdenziale privata, in base alla quale praticamente uno ha usato il suo fondo TFR
non lasciandolo in azienda, ma investendolo in un fondo che può essere quello di categoria, metalmeccanici, ingegneri, o quello di una banca, il cosiddetto fondo aperto, e di fatto, grazie al rendimento del fondo, a fine carriera paga, se lo lascia sempre lì, pagherà sul montante, cioè su tutto quello accumulato, solo un 9-10%, mentre il TFR, quando tu l'hai lasciato in azienda e vai a recuperarlo a fine carriera, la tassazione è del 23%, quindi comunque già ci hai smenato il 13%. È già. E secondo me è proprio una coglionata lasciare in azienda, cioè bisogna dirselo proprio apertamente. Perché uno dice, ah, ma poi l'INPS, no, non cacchio, perché tu ti fai fregare matematicamente, scientemente, il 13%. Chiarissimo, senza peli sulla lingua. Caro Giuliano, torna a trovarci Attilio Barbieri, il nostro esperto di spesa e di consumi. Questa sera ci racconta di una crisi che... buonasera Attilio. Ciao, ciao, ciao. È un settore molto importante, magari non tutti sanno che questo settore è molto importante per l'Italia, sta attraversando. È ovviamente colpa di qualcuno. No, allora. No. Allora, io ero un settore molto importante. Si giusto? Tratta del settore dello zucchero. Sì, sì, era fino a 10 anni fa, era molto importante. È una delle importante. Cose che mi fa più incassare in assoluto. Dopo parliamo, vai, vai. E quando c'erano 19 zuccherifici aperti, 10 anni fa, poi ci fu il primo tracollo dovuto al fatto che sono venuti meno gli aiuti alla coltivazione della barbabietola da parte dell'Unione Europea, e quindi da 19 si sono ridotti a 3. Okay. Davano lavoro a circa 7.000 persone tutta la filiera, adesso saranno 700 a dir tanto cioè meno 90, assolutamente. E non è detto che questi tre zuccherifici, di cui uno è già stato acquistato dai francesi, sopravvivano, perché in questo momento i due italiani stanno lavorando in perdita, di fatto. Caspita. Per un motivo molto semplice, perché tedeschi e francesi, ma soprattutto tedeschi, producono e vendono all'ingrosso zucchero a 350 euro alla tonnellata, quando i nostri costi di produzione sono di 404. Qui bisogna dire una cosa, che in Germania lo zucchero costa molto meno perché le barbabietole rendono molto di più. Sì, sì. C'è un clima come il mais. Sì, sì, assolutamente. Io sono stato tempo fa in Baviera e ho scoperto che ci sono delle piante di mais che sono alte il doppio delle nostre, hanno delle pannocchie che sono gigantesche, sì, perché piove ogni giorno. Questo fenomeno per cui tu dici, loro riescono a venderlo a un prezzo inferiore, sì, al nostro di costo di produzione, esatto, è quello che viene chiamato dumping. Dumping, sì. Ok, quando sentiamo, sì, parlare di dumping, sì, si tratta di questo fenomeno, sì, di cui spesso facciamo le spese noi. La traduzione italiani. Di dumping è qualcuno te lo mette in quel posto. Questa, sì, è la traduzione, perfetto, proprio, sì, letterale di dumping. E sì, benissimo. Assolutamente. E... No, la cosa che, non so se ti ricordi Attilio, che ne avevamo anche scritti tantissimi articoli, che quelli, bisogna dire, quegli scemi del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, 10-15 anni fa, spingevano tantissimo per la diffusione dello zucchero di canna, sì, tant'è che poi tu ne sai più di me, anche che ti dicono che fa più bene, no, tutte queste cagate qua, e alla fine cosa succede? Un po' quello, perché sono calati anche i consumi, certo, no? È stato demonizzato, sì, lo zucchero, sì, bianco raffinato, sì, sì, no? Zucchero bianco raffinato, sì, tant'è che io quando vado al bar, quando vedo quello di canna lo butto via, perché... vuol dire che abbiamo ucciso un po', no, abbiamo ucciso dei posti di lavoro. Sì, cioè, sì, tu quando prendi lo zucchero di canna vuol dire che hai licenziato una persona in Italia. E poi non dimentichiamoci che ci sono dei paesi come la Francia che hanno introdotto delle tasse sulle bevande zuccherate, esatto, per cui i produttori hanno cercato di hanno ridotto il contenuto di zucchero di queste bevande, per cui la domanda si è ridotta ulteriormente. Ah, ecco. E questo, e quindi sì, sì, assolutamente, c'è un surplus sul mercato di produzione, e i prezzi calano anche per quello, purtroppo. Ecco. No, ma perché fino agli anni 80 c'era ovviamente lo zucchero, e poi ci mancherebbe anche il dolcificante, c'era il Dietor, no? Che uno, se voleva, ci mancherebbe in base ai gusti. Poi c'è stata veramente proprio una campagna, sì, di sì, cioè, sì, che il bianco era, che se sì, tu, sì, prendevi il bianco eri un maiale, cioè, sì, volevi ingrassare, sì, sì, scoppiare, vero, morire.
È vero. Cioè, quando invece quello di canna, tra l'altro, viene solo da, ovviamente non puoi produrlo qua per motivi ovviamente climatici. Certo. E poi chissà come lo producono lo zucchero di canna. Cioè, perché non è che ci sono regole sanitarie rispettate alla virgola in Brasile, per dire. Giusto per avere un'idea, all'ingrosso, sì, cioè, se lo paghi 350 euro alla tonnellata, vuol dire che un chilo di zucchero di quello che compri al supermercato, trovi sul bancone, costa come costo 35 centesimi e lo trovi adesso anche sotto l'euro, addirittura 90-91 centesimi, per questo poi si vende soprattutto quello zucchero lì. Non abbiamo solo...